questa è Team. Sì, proprio di Team volevo parlarvi. Mai stati clienti Team? Ho avuto una pessima esperienza e volevo raccontarvela. Non posso credere che una compagnia miliardaria possa fare soldi anche in questo modo. E non si ferma mai. Sì, di fregare la gente. Ciao a tutti, mi chiamo Marco e benvenuti sul mio canale. YouTube non è solo una vetrina per pubblicizzarsi e mostrarsi, ma anche diffondere le proprie esperienze e, perché no, aiutare gli altri a non cadere negli errori. Allora partiamo dall'inizio. Non con il video. Ecco. L'inizio del contratto con Team. Premetto che già sono stato cliente Team in passato. E per disperazione ho cambiato, perché scalavano soldi senza motivo, senza nulla. E bisogna ammetterlo, la Team è una delle compagnie che ha più segnale rispetto a tutte le altre compagnie. Allora, nel 2014 passo con Team. Poi nel 2016 rinnovo il contratto, attivando l'offerta Team Smart, e pagavo all'incirca i 45 euro più o meno. Dico più o meno perché non avevo le chiamate illimitate verso i cellulari, quindi la spesa più o meno variava. Nel 2018 mi trasferisco in un nuovo appartamento e mi reco presso un centro Team per fare la portabilità del numero. E l'operatore subito mi rifila un'altra promozione, dicendo che questa portabilità non mi conveniva farla e che c'era una promozione speciale per i nuovi clienti. E per attivare questa nuova promozione bisognava chiudere il contratto per poi attivarne un altro. Così potevo accedere all'offerta Team Connect Gold, un pacchetto da 39 euro. Con un'aggiunta di 1 euro potevo accedere anche a Team Vision. E avendo i bambini, comunque era una piattaforma dove potevano vedere dei cartoni animati e il tutto. Ah, e in più poi c'è il Team Expert, e sarebbe il costo è 5,89 euro, in cui viene un tecnico nel caso in cui ci sia un guasto sulla linea. Anche questa cosa mi sembra abbastanza assurda, però ho sorvolato ed ho accettato il contratto. Dimenticavo. Poi, per risparmiare i 2 euro di spedizione fattura, bisognava fare l'addebito su conto corrente, e su questo non ho accettato. Quindi contratto firmato. Accetto il tutto e adesso andiamo a vedere la prima bolletta. Ecco i dettagli. Il costo sembra stabile: dicembre, gennaio 2019, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2019, con corrispettivo annuo elenchi telefonici, che sinceramente non ho chiesto e non mi sono nemmeno stati consegnati. Vabbè, andiamo avanti di nuovo. E ancora settembre, ottobre, novembre, dicembre, marzo. Wow, marzo c'è un super sconto di 29 centesimi con una voce chiamata Team Connect Black. Non so che sia, però va bene uguale. Poi arriviamo a aprile 2020, dove c'è lo sconto di 1,50 euro sull'offerta. Poi si va avanti, maggio, luglio, agosto. Ecco, di nuovo gli elenchi telefonici. Anche in questo caso non mi sono stati consegnati, però va bene, vai, paghiamoli. Poi settembre, ottobre, novembre, e arriviamo a dicembre. E a dicembre vediamo che c'è una voce di 5 euro su Team Plus. Volevamo provarlo e quindi l'abbiamo inserito noi. E comunque poco dopo l'abbiamo subito disdetto. Poi arriviamo a gennaio 2021, febbraio, marzo 2021. E qui iniziamo a vedere una voce molto, ma molto interessante. Guardate.
massima velocità 0,35 centesimi. Poi andiamo più avanti, aprile 2021, massima velocità 5 euro. Maggio, massima velocità. A giugno 2021, massima velocità più elenchi telefonici. Anche in questo caso non mi sono stati consegnati, ma decido di chiamare il call center per avere spiegazioni. Siccome la cifra era aumentata, allora volevo sapere il perché di tutto questo. E lei cerca di scusarsi in qualche modo. Mi dice che siccome ho un modem vecchio, che è stato dato da loro in dotazione, allora per aumentare la velocità loro mi inserivano questa massima velocità per, diciamo, far supporto al modem per andare più veloce. Anche se rimango sorpreso, perché non ho mai avuto problemi di connessione a casa. E su questa cosa un po' mi arrabbio, perché dico, prima di aumentare i costi in bolletta ad una persona che non sa, non è stata avvertita di questo aumento, perché inserirli senza preavviso? Se io non volevo pagarli questi 5 euro, se io comunque ho fatto un contratto che dovevo pagare una certa somma, doveva rimanere tale. Quindi gli dico, non si possono mettere soldi a piacimento in bolletta come vi pare e quando vi pare. E per di più, gli elenchi telefonici li mettete così, giusto per... Non li consegnate, ma comunque vi prendete i soldi come se li avesse consegnati. A mio avviso bisognerebbe chiamare il cliente, esporre il problema e poi inserire i soldi, concordando con il cliente, inserire i soldi all'interno della bolletta di questa massima velocità. Non che voi vi prendete i soldi senza dire nulla e vi aspettate che il cliente paghi e siamo tutti felici. A queste parole l'operatrice si sente nel torto. Senta, siccome lei è un nostro vecchio cliente, nella prossima bolletta le rimborsiamo 30 euro e nelle future bollette eliminiamo questa voce massima velocità, e mentre per gli elenchi telefonici lo segnalo, così non le inviamo più questa voce. Mese successivo, luglio 2021, 53,79 e guardate un po', massima velocità e zero rimborso. Aspettiamo il prossimo mese, agosto 2021, massima velocità. Volevo precisare, attenzione, non è per i 5 euro, ma il modo in cui, come vengono presi questi soldi, e dobbiamo tenere in conto un fattore importante. Ora mi metto a fare un po' il matematico. Se un'azienda così importante, con milioni di clienti, miliardaria come TIM, che fa un giochino del genere, facciamola misera, mettiamo 100.000 clienti per 5 euro, quanto fa? Sono 500.000 euro soldi guadagnati in un mese senza fare nulla, ed un semplice operaio bisogna lavorare una vita per fare 500.000 euro. E loro così, mettendo una voce in una bolletta qualsiasi, 5 euro, 1 euro, sommandola per milioni o centinaia di clienti, fanno i soldi. Comunque nel finale ho chiuso anche questo contratto, e indovinate un po', nella chiusura del contratto che voce ci sarà? Cosa? Massima velocità, ancora. Ma come? 7,33 euro, sembra fantascienza ma è pura realtà. Mai più TIM, davvero mai più TIM. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi raccomando, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace per la crescita del canale. Ciao a tutti.